Ciao, io sono Jaser e qualche giorno fa è finito il 2020 e penso che il commento più gettonato sia stato: ah, finalmente è finito! Che anno di merda! Però ne siamo sicuri? Vogliamo davvero archiviare questo anno come totalmente tremendo? Come se non ci fossimo manco impegnati per far accadere qualcosa di bello? Personalmente no. Ed è per questo motivo che voglio ripercorrere tutto quanto il mio ultimo anno per poi alla fine tirare le somme. Perciò riavvolgiamo il nastro e siamo a gennaio 2020. L'anno inizia col canale YouTube di The Show, team con cui collaboro da un anno e di cui ora faccio parte, che raggiunge i 3 milioni di iscritti. Durante questo mese mi dedico al montaggio del nuovo Si Può Fare, un format di esperimenti sociali che mi vede come protagonista. Stiamo lavorando per voi, col cuore. E inoltre inizio a scatolare camera mia per il trasloco che avverrà il 25 gennaio, febbraio 2020. Vado a convivere. No, leva! Cavoli, sono diventato adulto ormai. Anche se a giudicare dal mio arredamento non si direbbe affatto. Giro il video vivere mangiando rifiuti per 4 giorni e lo monto. Per problemi legati alla pandemia non vedrà la luce prima di settembre. Vengo scelto nuovamente da Under Armour per correre la maratona staffetta che si terrà a marzo. Inizio ad allenarmi con l'obiettivo di battere il mio tempo fatto l'anno precedente. L'obiettivo è fra 2 mesi mangiarmi via 10 km. Su Instagram mi diverto a caricare video con piccoli effetti di montaggio che io chiamo video edit. Marzo 2020. C'è una grande confusione riguardo al tema Covid-19. Dopo aver chiesto il permesso all'ambasciata e prese le giuste precauzioni, io e Leti voliamo a Londra per una settimana. Viaggio prenotato già da diversi mesi e sognato da qualche anno. Mentre siamo in Inghilterra, la situazione in Italia peggiora drasticamente e durante il nostro ultimo giorno di permanenza il paese entra in lockdown. Riusciamo a tornare a casa per un pelo. Ovviamente non con pochi disagi. Il nostro volo era partito senza di noi. Siamo al punto informazioni, adesso dobbiamo aspettare che ci fanno uscire, andiamo all'altro punto informazioni. Il tutto è raccontato all'interno di un Si Può Fare sul canale YouTube di The Show. La quarantena non mi pesa più di tanto. Dovevo lavorare da casa, cosa che ho sempre fatto, e non potevo uscire di casa. Non che prima uscissi così tanto spesso, quindi. Inoltre ero in ottima compagnia, mi ritengo fortunato. Unica cosa negativa, tutti i progetti che avevo in ballo e le collaborazioni con le aziende vengono annullati. Aprile 2020, continuo a creare video edit, imparo a lanciare le carte. Facile. Lanciare le carte diventa una moda. Cuciniamo e mangiamo cose nuove, balliamo e come tutto il paese cantiamo. In casa perché non abbiamo un balcone. Ce la faremo! Maggio 2020. Ideiamo, giriamo e montiamo uno dei Si Può Fare più belli e ambiziosi mai fatti. L'obiettivo era verificare la teoria dei 6 gradi di separazione e ottenere una videochiamata con Obama, Cristiano Ronaldo o Emily Ratajkowski. Il tutto è raccontato come se fosse una sfida tra me e gli Akidale. Inutile dirvi che ci siamo andati molto vicino, ma abbiamo fallito. In ogni caso abbiamo raggiunto personalità di grande spicco, lanciando così il messaggio che sì, siamo distanti, ma uniti. Fine mese, fine lockdown. Giugno 2020. Si finge di tornare alla normalità, rivedo qualche amico, mi procuro una bicicletta per girare a Milano. Da lì in poi non ho quasi più usato i mezzi pubblici. Ah, compio 25 anni. Luglio 2020. Tentiamo il colpo mangiare sushi gratis attraverso un abile scambio di persona. State continuando a cambiare persone con questo maglietta. Che succede? Ma no! Cioè, te le camere, ti faccio vedere le camere. Ma falliamo miseramente. Scopro la passione per le graphic novel. Ora riempirò la casa non solo di videogiochi, ma anche di fumetti. A fine mese prendo coraggio e faccio una cosa che volevo fare già da molto tempo, mi raso a zero. Non riesco a toglierlo. L'obiettivo era esorcizzare la perdita di capelli sempre più frequente. Il tutto viene spiegato e documentato all'interno di un video presente sul mio canale YouTube, questo canale qua. Agosto 2020. Decido ufficialmente di riattivare il mio canale, il cui scopo principale è quello di divertirmi e raccontarmi più a fondo. Per mostrare ciò che so fare, ci sono i Si Può Fare. E non fraintendetemi, non sto dicendo che non mi piaccia girare quei video. È solo che rischiare di morire, di essere picchiato o finire in galera non è sempre così divertente. Un po' di svago spensierato qua su questo canale è sicuramente piacevole. Mentre tutti vanno in vacanza, io e Leti decidiamo di rimanere a Milano per motivi economici, così decidiamo di fingerci turisti per qualche giorno e visitare la città. Settembre 2020. Prendo seriamente l'idea di migliorare il mio fisico e mi alleno più volte a settimana. Finalmente il Si Può Fare girato a febbraio vede la luce e fa parte della Settimana del Pianeta, un progetto di The Show dove per una settimana sono stati pubblicati video a tema ecologia e ambiente per sensibilizzare sull'argomento. A conclusione della settimana siamo andati a Genova per ripulire le spiagge dalla spazzatura. Ottobre 2020.
2020. Ritentiamo il colpo del sushi. Eravamo carichi, eravamo identici, eravamo alla moda, eravamo la boy band del sushi gratis. Questa volta ci riusciamo. Si può fare! Vengo scelto da Le Stagioni d'Italia come promoter insieme a Maria Grazia Cucinotta e giriamo una web serie pubblicata sui social del brand. Continuo ad allenarmi e grazie agli Street Gorilla mi avvicino al mondo del calisthenics. A fine mese giro uno dei si può fare più difficili mai fatti, che non è ancora uscito. Uscirà a febbraio, preparatevi. Novembre 2020. A quanto pare aver continuato a produrre contenuti durante la quarantena ha portato i suoi frutti. Diverse aziende mi contattano per collaborare. Scatta il secondo lockdown e mi trasferisco con tutto il team The Show a The Showland. Pronto? Ciao Jaser, una domanda al volo. Ma perché mi state chiamando se adesso viviamo tutti quanti insieme a The Showland? Hai ragione. Si può dormire una notte d'inverno all'aperto costruendosi da soli il proprio alloggio? Un hotel da noi affittato per poter continuare a produrre video e creare nuovi format. Madonna. Un'esperienza formativa e lavorativa molto molto bella che spero si potrà replicare anche senza il bisogno di una pandemia. Dicembre 2020. Ci troviamo ancora a The Showland fino al 19 del mese. Durante questo periodo mi faccio male alla spalla e interrompo gli allenamenti. Già prima di iniziare mi facevo un pochettino male, ma adesso proprio non riesco a alzare più di così il braccio. Fa male. Tra l'altro mi fa male ancora oggi, quindi credo che dovrò fare qualche controllo. Ritorno a casa e rivedo Leti e Maya dopo un mese e mezzo. Mi prendo una pausa per le vacanze di Natale, l'anno finisce e decido di girare questo video. Perciò questo 2020 è stato un anno così tremendo? Personalmente no. È stato un anno difficile, incerto, spaventoso a tratti? Sì, per alcuni di più, per altri un po' meno. Ma comunque se è andata non credo che sia un anno totalmente da dimenticare. O comunque gioire perché sia finito, perché purtroppo le sfighe non finiscono con la fine dell'anno. Quindi se dobbiamo gioire o brindare, io piuttosto brinderei al fatto che siamo riusciti a rialzarci nonostante tutte le batoste che ci ha tirato questo 2020 e che siamo anche riusciti a ritagliarci dei bei momenti felici. Per me questo è quanto e quindi buon 2021. È una piantina. Avremo la nostra prima piantina in casa. Morirà. No, dai. La terremo in vita. Allora, dobbiamo mettere l'acqua qua dentro. Metti un po' d'acqua. Esatto. No. Perché? Quale migliore occasione se non una cena per mettere le dita nella terra per mangiare. E ora? Ora devi mischiare. Ma mi rimangono sulle dita. Guardate che belle. Guardate che bella quanto è cresciuta. Solo che adesso mi sa che bisogna travasarla in un altro, in un contenitore un po' più grande. Notizia. Il trapianto, il travaso della pianta, quindi sì, il trapianto, non è andato a buon fine, è stata una mossa super fallimentare. La terremo in vita. Un like, una preghiera, possiamo ancora salvarla, possiamo farcela.